Apple nei nuovi iPad ha introdotto un nuovo sensore, il LiDAR. Oggi scopriremo il suo funzionamento. Ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole e benvenuti nel secondo episodio della serie Cosa c'è nello smartphone, in cui vediamo tutti i sensori che ci sono nello smartphone e il loro funzionamento e le loro anche funzionalità. Oggi ci dedichiamo al LiDAR, il nuovo sensore introdotto dalla Apple nei nuovi iPad. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivare la campanellina e di seguirmi anche sugli altri social. Bando alle ciance, dedichiamoci al video di oggi. LiDAR è l'acronimo di Laser Imaging Detection and Ranging. Il nome può sembrare complesso, in realtà il funzionamento è molto molto semplice ed è molto simile a quello che abbiamo visto per i sensori di prossimità. Se non avete visto il video vi consiglio di recuperarlo. Ma comunque vediamo come funziona. Il LiDAR, misurando le distanze degli oggetti, riesce a fare una ricostruzione 3D, come state vedendo qui. Il funzionamento del LiDAR si basa sullo stesso principio che abbiamo visto per i sensori di prossimità. Il LiDAR emette delle onde elettromagnetiche, soprattutto nel visibile o nell'ultravioletto o nell'infrarosso, e misura la distanza degli oggetti, proprio come facevano i sensori di prossimità, cioè invia un impulso, un'onda elettromagnetica, che ritorna indietro grazie alla riflessione. E in base a quanto tempo ci ha impiegato l'onda per tornare indietro, si determina la distanza. La distanza sarà pari a velocità per tempo diviso 2, perché il tempo che abbiamo considerato è quello totale, sia quello di andata che quello di ritorno, e quindi dobbiamo dividere per 2. Un sensore che funziona in maniera molto simile al LiDAR è questo, quello che io ho qui. In particolare questo qui piccolino. Questo qui piccolino è un TOF, è un Time of Flight. Anche questo emana delle onde elettromagnetiche e misura le distanze degli oggetti in base al tempo di volo. Per questo si chiama Time of Flight, tempo di volo. Il procedimento è sempre lo stesso, misura il tempo che impiega l'onda a tornare indietro e poi da lì ricava la distanza. Qual è la differenza tra questo che ho io qui e un LiDAR, che è molto più costoso? La differenza è che questo fa le misurazioni in una sola direzione, mentre il LiDAR la fa in tutte le direzioni contemporaneamente. Ha un laser che fa continuamente così, gira in tondo, sia sopra che sotto, ed è per questo che riesce a fare una ricostruzione 3D, perché poi il processore elabora queste distanze e riesce a fare una ricostruzione 3D. Ma quindi io oggi non vi faccio vedere nulla? In realtà no, perché poiché il principio di funzionamento è molto simile a quello di un TOF, questo è un Time of Flight, ho messo il Time of Flight su un servomotore che riesce a girare. Quindi abbiamo detto che il LiDAR fa le misurazioni in tutte le direzioni, quindi quello che ho fatto io è, poiché questo misura in una sola direzione, facciamolo ruotare su un servomotore e ricostruiamo tra virgolette un LiDAR, che ovviamente è molto più preciso e poi lo riesce a fare in tutte le dimensioni. Io riesco a farlo solo in 2D in questo caso qui, però voi dovete immaginare non solo in 2D ma anche in 3D, proprio come si vede nella pubblicità della Apple. Alcuni smartphone non sono dotati di LiDAR come l'iPad Pro, ma hanno proprio il TOF, e questo Time of Flight serve proprio a fare una tra virgolette ricostruzione della stanza per migliorare l'esperienza per esempio AR, oppure per migliorare l'effetto bokeh nelle foto. La differenza tra i TOF implementati su alcuni smartphone e il LiDAR è la precisione. Sono molto molto più precisi i LiDAR rispetto ai TOF, ed è per questo che probabilmente la Apple ha deciso di virare su LiDAR e non su TOF. Chissà se non vedremo i LiDAR anche sui prossimi iPhone, dubito, ma non si sa mai con la Apple. Adesso vi faccio vedere questo come funziona e ci vediamo tra un secondo. Thank you.
era tutto per oggi. Fatemi sapere se vi piace questa serie. Nel prossimo video abbandoneremo definitivamente i sensori di prossimità e quelli delle distanze e ci dedicheremo a un sensore molto più famoso, il touchscreen. Ci vediamo nel prossimo episodio.